Vabbè, Alfredo Moresi, mi sono già presentato prima, quindi più o meno quello che faccio è lavorare per Google nella gestione delle community e in questi 20-25 minuti, poi con le domande un po' durante il talk, ma anche alla fine, cercheremo di parlare di quello che è il senso, cioè il sense of community. Molti di voi gestiscono community, qualcuno di voi è partito da un gruppo di persone per poi, con la speranza di farlo diventare community. Sarebbe interessante capire quali sono gli elementi che differenziano un qualunque gruppo di persone. Andiamo, siamo tutti al benzinaio a fare benzina, piuttosto che boh, abitiamo tutti nello stesso condominio, piuttosto che facciamo tutti parte di questo brand, eccetera. Questo gruppo di persone è da una community. Ok? Per fortuna noi non siamo stati i primi a porci questa domanda, ma fior fior di studiosi ci hanno già pensato anche parecchi anni fa. E oggi nella sociologia c'è una teoria che tra tutte ha un po' preso, come dire, ha preso piede, è stata riconosciuta e adottata, che è appunto quella proprio che prende il nome Sense of Community. Ci sono due professori americani, Macmillan e Chavis, che intorno agli anni 70 si sono messi giù, hanno visto tutto quello che era già stato fatto sul mondo delle community, hanno detto capiamo, fa tutta una disquisizione, vi risparmio tutto il corpus teorico che è anche abbastanza importante, però se volete ci sono un sacco di documenti al riguardo, e hanno detto cerchiamo di elaborare una teoria che possa andare bene per un po' tutti i tipi di community, community offline, community online, community di purpose, community di attività, eccetera, eccetera. E dopo un po' di studi se ne sono usciti con una frase che è così: il senso della community, ve lo faccio un secondo leggere, poi ve lo spieghiamo in italiano. Quindi, quello che trasforma un gruppo di persone in una community è il senso della community. E il senso della community è una sensazione che i membri della community hanno di appartenere a qualche cosa. Una sensazione che loro hanno di essere utili l'uno all'altro e una convinzione che grazie all'essere assieme i loro bisogni possono essere soddisfatti. Ok? Ci sono un sacco di elementi in questa definizione e li andremo poi a vedere durante il corso della presentazione. Però, come dire, questo qui è la versione breve di tutto quello che significa senso di community. Vi dicevo, ci sono diverse cose. E perché è importante? Perché, almeno nella nostra esperienza, abbiamo visto che focalizzandosi su tutti gli elementi che compongono il senso delle community, lo spirito di community aumenta, le persone si sentono molto più parte di una community e molto meno di un gruppo, e soprattutto questo tipo di approccio permette di avere un sacco di action item per capire dove andare a lavorare per trasformare il gruppo di persone che frequentate in una vera community. Chiaramente non è la ricetta della felicità, fatto questo funziona tutto, però comunque è un buon orientamento. Sono quattro elementi principali di tutto questo senso della community. Il primo è quello della membership. Okay, quindi per fare una community, per far sentire parte le persone della community, bisogna che questi si sentano membri di qualche cosa. Che significa? Ci sono tanti sottoelementi che compongono quello della membership. Il primo sono i confini, i boundaries, ovvero ci deve essere qualche cosa che permette di capire chi siamo noi e chi sono loro. Una specie di limite, un confine che, ok, noi siamo dietro questa linea e loro sono davanti questa linea. Sembra una cosa contraria, ma la community non è inclusione, certo, inclusione per tutti i membri della community, però anche diversità rispetto a quelli che stanno fuori da questi limiti. Quindi, molto importante definire i boundaries della vostra community. Se voi siete una community, punto, boh, vabbè. Se siete una community su Roma, eccolo qua già un limite. Se siete una community appassionati di coding, eccolo qui un boundaries. Se siete una community di persone che mangiano la pasta ogni singolo lunedì del mese, ogni singolo primo lunedì del mese, per quanto strana, comunque già questo vi permette di identificarvi come un inizio di community. Ok? Perché i boundaries sono importanti? Perché i boundaries permettono quella che è una specie di emotional safety, cioè all'interno di questi confini mi sento sicuro, mi posso iniziare a sentire sicuro di condividere con gli altri delle cose. Appunto perché non sono più degli estranei totali. Quindi, mano a mano che la conoscenza con gli altri cresce, sono anche molto più disposto a condividere con loro alcune cose. E come ripeto, queste parti qui sono molto importanti per far crescere la vostra community. Quindi pensate anche alle vostre esperienze e pensate: ah, ecco dove è successo questa cosa qui, ah, ecco dove ho sentito parlare di questa cosa qui, ah, ecco dove la mia community è un po' carente.
perché comunque mappare queste cose qui con quello che vi succede ogni giorno è abbastanza utile anche per concretizzare questi concetti, che come vi dicevo sono abbastanza astratti, proprio perché la teoria del sense of community vale per un insieme molto 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 ampio di tipologie di community. Il senso di appartenenza è fondamentale. Questo senso di appartenenza mi permette anche di investire del tempo nella community. Più una persona ha passato il suo tempo nella community, più se ne sente parte. Uno appena arrivato, sì, evento bellissimo, mi è piaciuto, però domani è un altro giorno. Se uno invece è già un anno che fa gli eventi, difficilmente ignorerà completamente quella community e sarà molto più attratto nel tempo ad andare su quella community, perché ha investito, perché ci crede, perché insomma è qualcosa di cui si sente sempre più parte. E l'ultimo elemento da membership è un sistema di simboli condiviso. Allora, il simbolo è la base della società, il linguaggio è il simbolo. Quindi, quando una community quando c'è un senso di appartenenza, le persone hanno anche dei simboli. Banalmente, la nostra maglietta da organizzatori. Comunque, del Community Leadership Summit, questo è un simbolo. Uno slang particolare all'interno di un gruppo è un simbolo. Il fatto che si vedono in giro community con un cappello particolare piuttosto che sono tutti simboli che ci permettono appunto di riconoscerci in giro. Quando andate all'estero e trovate degli italiani grandi amiconi, come se ci conoscessimo da una vita, in realtà poi siete incontrati in patria o perfetti sconosciuti. Perché? Perché in quel contesto il fatto di parlare italiano diventa un simbolo che fa, che identifica le boundaries e che comunque dà un senso di appartenenza. Chiaro? Piccole domande? Niente. Ok, continuiamo. Secondo elemento. L'influenza. Questo è un concetto molto molto importante nelle community. Ovvero, le persone partecipano alle community per due motivi. Perché innanzitutto sanno che in qualche modo la loro attività, se ne sentono parte della community, perché la loro attività può influenzare l'andamento della community. E perché comunque si fanno influenzare da tutte quelle che sono le pratiche della community a cui partecipa. Che significa influenzare? Significa che se io partecipo a un gruppo di persone che ha un'agenda definita da qualcuno, che è tutto organizzato da qualcuno, dove io faccio semplicemente lo spettatore, bello, però spesso e volentieri rimane un gruppo, non diventa una community. Quando io invece vedo che qualcuno ha proposte dal pubblico per il prossimo meetup, ragazzi, mi piacerebbe sentir parlare di questa cosa qui, va bene, dai, trovo uno speaker e vediamo come organizzarla. Ecco, già questa influenza che dai membri della community arriva al resto della community comunque ci fa sentire parte di un qualche cosa che va oltre il gruppo. L'influenza è bidirezionale, perché allora da domani abbiamo fatto queste bellissime magliette grazie alla proposta dei creativi di questa community, influenza dai membri della community, le abbiamo stampate per tutte, per piacere mettetevele. Quindi c'è anche comunque una aderenza, un'influenza che le persone, che la community esercita sulle stesse persone. Trovare un buon bilanciamento tra le due è fondamentale, altrimenti è o troppo una community anarchica, oppure praticamente non decide niente, decide per gli altri e diventa un grosso problema. E l'influenza dà anche un senso di coesione, appunto con la maglietta che vi dicevo prima, ci riconosciamo parte di qualche cosa, mi sento insieme agli altri uniforme verso quello che la community rappresenta. Un'altra parte molto importante del perché le persone partecipano a dei gruppi e delle community è quella che si chiama la validazione consensuale, che è proprio un meccanismo nostro umano in cui cerchiamo persone che la pensano come noi, hanno delle opinioni simili alle nostre, alle nostre passioni, perché questo ci valida come individui. A me piace il tiramisù. Se fossi l'unica persona sulla Terra a cui piace il tiramisù, mi chiederei, ma è lecita sta cosa qua? Poi magari sarei contento perché tutto il tiramisù sarebbe per me. Però se poi non ho nessuno con cui condividere questa passione, mi inizierei anche a chiedere, ma è una passione sensata? Ma è una cosa giusta? Se invece trovo altre persone che come me condividono il tiramisù, grandi amici. Perché? Perché ho bisogno della validazione consensuale. All'interno di tutto il discorso di influenza e di inclusività è comunque importante curare le differenze individuali, perché, come diceva anche Azzurra, una community aperta, una community inclusiva è una community che riesce a ospitare vari membri, a valorizzare quelle che sono le loro peculiarità. Valorizzazione tramite anche la bidirezionalità che abbiamo visto prima. Vedete, poi comunque tutti questi elementi sono collegati, non è che sono pezzettini che stanno lì, ok, questo l'ho sbarrato, l'ho fatto, check e passo al successivo. Comunque tutti questi elementi, come anche gli altri, coesistono
all'interno di questo macro punto, ma si intersecano poi tutti insieme per dare origine alla vostra community. Una parte molto importante per dare un senso di, per gestire l'influenza è quella dell'ownership della community. Se io sono il leader della community, l'organizzatore, buono, ma se io come organizzatore riesco a delegare alcune cose, riesco a dire però anche tu mi puoi dare una mano in questo, oppure c'è qualcun altro che è disposto a parlare in questo intervento, sentire uno speaker, gestire questa sponsorship, milioni di altre dinamiche, quindi sto delegando parte dell'ownership, questa delega accresce però il senso di appartenenza e di influenza delle altre persone, perché appunto le altre persone dicono cavolo, con questa attività che io ho fatto, beh, ho contribuito alla crescita della community, anche io vedo, mi vedo nel grande disegno della community, anch'io vedo il mio contributo. Quindi avere un ownership è importante, ma saperla delegare nella maniera giusta per fare in modo che la community cresca e non muoia è ancora più importante. Appunto, quindi la condivisione del potere partecipa a quello che è la percezione e il senso di influenza della community. Terzo elemento, lunghissimo, che è quello, forse uno dei più importanti, tant'è che alcune critiche a questa teoria sono state mosse proprio perché relega il soddisfacimento dei bisogni come uno dei punti fondamentali per la creazione del senso di community e non il punto fondamentale, ma se volete poi ne parliamo a parte. E è quello che anche qui guida tutti i nostri comportamenti umani. Noi facciamo tutta una serie di cose perché dobbiamo soddisfare alcuni nostri bisogni. Ok, questo semplice e scontato. Perfetto. Le community sono un mezzo per fare questa cosa qui. E più la community riesce a soddisfare i bisogni dei membri, e più questi membri si sentiranno parte della community. Quando facevo prima l'esempio di un gruppo di persone che sta facendo benzina al benzinaio, perché è un gruppo e una community? Perché in realtà il fatto di essere insieme in quel luogo geografico e magari scendere la macchina e parlare, fumarsi una sigaretta al benzinaio, magari no, però comunque parlare, non partecipa minimamente alla soddisfazione del bisogno primario del perché uno è lì per fare rifornimento alla macchina. Ok? Invece, se nella stessa situazione magari il benzinaio non funziona, magari c'è un problema, e le persone insieme collaborano alla soluzione di quel problema e quindi in definitiva al soddisfacimento di uno dei loro bisogni, praticamente già si crea un minimo di senso di community. Quindi stessa identica situazione, stesso identico luogo, motivazioni diverse, possono o non possono creare o far nascere un minimo di community. Quali sono gli elementi che soddisfano questi bisogni? Chiaramente lo spettro dei bisogni umani di una persona è amplissimo e anche a volte difficile da studiare e quantificare, quindi questi sono un po' di elementi. Il primo è una ricompensa. Allora, potrebbe essere che è una community molto esclusiva. Tutti quelli che si sono laureati con 110 lode a questa università. Quindi far parte di questo gruppo, per me, mi dà una ricompensa, mi dà uno status. Quindi mi piace farne parte. Voglio contribuire attivamente a questa community perché vedo che mi dà un certo ritorno. E però potrebbe anche essere una roba molto più personale. Sono qui perché mi piace andare a correre con tutti gli altri, ok? Motivo per cui si fanno tante community sportive. Sì, potrei farlo anche da solo. Sì, potrei farlo non soltanto il sabato mattina quando magari mi devo svegliare presto, ma la domenica pomeriggio quando sono più libero. Però, siccome tutti insieme, settimana dopo settimana, facciamo 500 metri di più, un chilometro di più, due chilometri di più, partecipiamo tutti insieme finalmente alla prima nostra mezza maratona, questo mi dà un fortissimo senso di ricompensa, soddisfa il mio bisogno di migliorare nella corsa e quindi ecco che non è più un gruppo di persone, ma è una community di corridori, ok? C'è anche un discorso di successo. È bello che la community di cui faccio parte sia una community di successo. Su cosa è il successo forse potremmo aprire una grandissima parentesi, però una community di falliti forse nessuno vorrebbe far parte di una community che è riconosciuta come tale. Va bene parlare di fallimento quando poi ci aiuta ad avere più successo, magari non subito, però magari in futuro, però dire bella la community del loser, ecco, questa qui forse potremmo provare a farla come esperimento sociologico, ma non so quanto durerà. E competenze, diverse community tecniche qui all'interno, quando ho un gruppo che parla dei temi tecnici o comunque non per forza tecnologici, ma comunque tecnici a cui sono interessato e in questo gruppo si fa cultura, io vado lì perché voglio apprendere qualche cosa e questa community mi permette di apprendere. Chiaramente posso apprendere sui libri, posso apprendere con dei corsi online, offline, posso anche apprendere con peer-to-peer. Spesso e volentieri nelle community c'è questo apprendimento peer-to-peer.
E una roba fondamentale, ma spesso nascosta e che spesso non si cura molto nelle community, la community dà la capacità di aiutare ed essere aiutati. Soprattutto quello di aiutare è un punto fondamentale. All'altro CLSX a Milano c'è una sessione di Adriano che parlava proprio del... cioè tutti i meccanismi che scattano nel nostro cervello quando aiutiamo gli altri, cioè il motivo proprio chimico che ci fa star bene quando aiutiamo gli altri. Ecco, la community è un ambito dove io posso offrire il mio aiuto, e se siete community leader, community manager, è importante trovare tutte le situazioni dove i membri del gruppo possono aiutare il gruppo. Sicuramente tantissimi sono disposti ad aiutare, molti pochi sono disposti a chiedere aiuto. Quindi anche uno dei ruoli del community leader è quello di far emergere queste possibilità di aiuto tra i membri della community. E credeteci, questa è esperienza diretta più milioni di altre esperienze che potete sentire in giro, quando mettete i membri della community in grado di aiutarsi l'un l'altro, già questo fa un sacco del lavoro dello spostarsi dal gruppo alla community. L'ultimo è, anche questo molto legato alla nostra socialità, è quello di creare delle connessioni emotive condivise. Ieri sera abbiamo fatto la cena, prima cosa che è venuta fuori: oh, vi ricordate l'altra volta questa esperienza qui? Sì, e via, celebrazioni, un brindisi, ok? Guardate questa maglia qui, questa qui 3 anni fa, c'eravamo io e lui quando voi ancora non c'eravate. Quindi tutta questa storia, questi miti che si creano nella community sono fondamentali per identificare la community stessa, per far sentire i membri parte di una community. Sia che l'hanno vissuta direttamente loro, c'erano 3 anni fa quando quella maglietta è stata stampata e solo in quell'occasione, oppure, oh raga, quello porta la maglietta della prima volta che si sono visti, cioè deve essere o uno che conosce i fondatori oppure il fondatore, quindi la raccontano non per esperienza diretta ma perché comunque conoscono quella storia. E se pensate anche voi al compagni delle scuole, compagni di lavoro, eccetera, quanto ci piace narrare queste esperienze che ci fanno sentire parte di un qualche cosa che abbiamo vissuto insieme in passato? E chiaramente questo elemento qui è fondamentale per la creazione della community. Come si fanno a creare questa connessione emotiva condivisa? Beh, il contatto è importantissimo. Non significa per forza contatto di persona, ma comunque è la possibilità di condividere insieme qualche cosa online, offline ci va meglio perché comunque siamo comunque animali sociali, però l'importante è dare ai membri opportunità di contatto. Potrebbe anche essere delle cose condivise su un forum, vi ripeto, non deve essere per forza faccia a faccia. Curare la qualità delle interazioni, essere insieme nello stesso posto non basta per creare delle esperienze condivise, non basta per creare dei collegamenti. Il community leader è anche quella persona che riesce in qualche modo a attivare tutta una serie di connessioni tra le persone. Successo, anche questo è importante, cioè se abbiamo successo, ah che figata, ci sentiamo come parte di una storia, se siamo dei loser, ok va bene, però essere loser una volta insieme va bene, 2 volte insieme, 3 volte forse cambio gruppo perché non mi va di stare sempre con dei perdenti. Cioè sembra una cosa brutta questa qua, vincenti e perdenti, però comunque è come funzioniamo noi, quindi bisogna anche essere un po' onesti ad ammettere come noi socialmente siamo fatti. Eventi, condividere eventi insieme fa tantissimo senso. Questo evento qui, sicuramente, se prima alcuni di noi non si conoscevano, la prossima volta, ah ma noi ci siamo visti da quella parte lì, ah ma ti ricordi quello che è successo, ma ti ricordi il catering che era un macello, oppure oh ma quel dolcetto lì buonissimo. Quindi tutte queste cose aiutano a creare un senso condiviso. Più l'evento è grave e si riesce a superare insieme, e più la connessione emotiva creata è forte. Un evento a 0 rischi, sì, bello, mi potrei ricordare. Aver vissuto insieme una situazione di criticità ed insieme averla superata, o comunque non grazie ai partecipanti, ma in qualche modo averla superata, crea delle connessioni emotive molto forti. Quindi adesso non vi dico che dovete fare esperienze rischiose per migliorare la community, però ricordatevi che da esperienze anche problematiche, drammatiche, rischiose, potrebbero nascere delle community molto importanti. E investimento del proprio tempo, quello che dicevamo anche prima per la membership. Quando una persona ha iniziato a seguire la community fin dall'inizio, ha avuto modo di essere in contatto con tante persone, fare tante interazioni, vivere tante situazioni, e quindi ci ha investito sostanzialmente molto tempo. E quindi sentirà la sua community, si sentirà molto più parte della community. Se è un founder, difficilmente dirà: ma sì, tanto non mi importa più niente, perché ci ha investito un sacco del suo tempo.
L'ultimo elemento è quello anche del legame spirituale. Questo è valido per esempio per community religiose, per community etniche, per community che non condividono magari una passione sulla tecnologia oppure il fatto che viviamo tutti in un certo luogo, ma c'è qualche cosa che ci lega a un livello più alto, che non si spiega razionalmente, però sappiamo che ci lega. Ripeto, community religiose, il movimento per esempio per liberare la schiavitù, ecco, il fatto di essere schiavi è una roba che è molto forte, cioè nel movimento per la liberazione della schiavitù era molto forte anche questo legame spirituale che si condivide. E quattro elementi, quindi, ricapitoliamoli velocemente: membership, quindi far parte di qualche cosa, poter influenzare quella community di cui si fa parte in maniera bidirezionale, sia essere influenzati che influenzarla, avere una soddisfazione dei propri bisogni, quindi la community aiuta a soddisfare i propri bisogni, e creare una connessione emotiva condivisa con gli altri membri. Se andate a guardare questi elementi qui, come dicevo prima, non è la ricetta del successo per avere una buona community, ma comunque aiuta parecchio. Quindi, bello, tante parole, però poi concretamente come possiamo fare? Nei link, esattamente in questa parte qua, vi ho messo il primo articolo di Macmillan, che è quello un po' del 76 che ha lavorato la sua community. Una seconda rivisitazione di questa teoria fatta da Macmillan stesso, in cui lui prescinde da questi termini molto tecnici, e secondo me è diventato un poeta, sarà stata nella fase hippie della sua vita, e dice spirito, trust, trade e art. Quindi ha cambiato la membership, influenza, fulfillment of need e shared emotional connection a queste quattro parole. Sembrano strane fuori contesto, ma vi assicuro che se poi leggete come lui l'ha declinata in questi quattro punti, è una cosa bellissima, soprattutto perché poi crea un cerchio che si autoalimenta e che quindi l'ultimo punto, che è quello dello spirito, che è quello dell'arte, va ad alimentare quello che è il primo, che è quello dello spirito, e quindi poi capite come appunto una community organizzata bene si autoalimenta e riesce a crescere. E qui c'è il Sense of Community Index, seconda edizione, che non è il titolo libro ma perché ne hanno fatti più di uno, che vi, tramite un questionario di 18 domande, vi permette di misurare come i membri della vostra gruppo barra community si sentono su queste quattro dimensioni che abbiamo elencato. Chiaramente dovete sempre considerare in che contesto è stato fatto il questionario, qual è il contesto della vostra community, e poi dovete essere bravi a fare il matching. Però se volete fare un'esplorazione magari un po' anche così sperimentale, potreste provare a fare questo questionario riadattandolo un po' meglio alla vostra community, e magari farlo ogni anno, farlo dopo che sei appena arrivato e sei mesi dopo, e misurare anche quella che è l'evoluzione della vostra community, il processo di onboarding e tutta una serie di altre cose. Io con il link ho finito, diamo ancora 5 minuti, ci sono domande? Sentite, vi suona questa cosa qui che vi ho detto oppure sembra fantascienza? Cioè tipo, vi risuona, alzate la mano? Sì, no? Perfettamente. Oh, beh, meno male, sei già una bella soddisfazione. E una domanda? No, non sei. Vai. Io mi piacerebbe... Vabbè, poi la ripeto io. Ah, grazie. E mi piacerebbe avere degli esempi pratici, ne hai fatti tanti, però proprio nella pratica, cioè io domani arrivo, apro la community che noi gestiamo tramite Facebook, un gruppo privato segreto, e che faccio per iniziare? La prima cosa che potremmo fare rispetto a quelle che tu hai appena detto, no? Per capire questo senso, se c'è, se non c'è, facciamo prima un questionario, così abbiamo il primo momento di misurazione, poi tra un mese lo rimisuriamo, cioè cosa faresti per primo da qualcuno che non ha mai fatto nulla di strategico? Allora, qui usciamo dal campo della teoria e entriamo nel campo della mia esperienza e del mio punto di vista, quindi come dire, assumete i tratti positivi e soprattutto è semplicemente il mio punto di vista, quindi poi andrebbe bilanciato con l'esperienza di tutti gli altri, quindi vi invito anche a partecipare e a dare la vostra. Io personalmente parto sempre dal perché, cioè perché le persone fanno quello che fanno. Quindi, per prima cosa è chiara ai membri del gruppo, perché fanno parte del gruppo, quali sono i loro obiettivi, perché stanno lì. Quindi capirei questo in primis. Da questo derivererei quanto il gruppo riesce a soddisfare i loro bisogni. E già qui farei i primi aggiustamenti. Quindi vedo che uno magari arriva perché ha sentito dire che il gruppo fa quella cosa lì, e però effettivamente il gruppo non fa quella cosa lì. Quindi c'è un mismatch tra le aspettative e quello che il gruppo fa concretamente. Una volta che c'è questa cosa qui, perché ecco, io personalmente la ritengo abbastanza importante, inizierei a vedere come il gruppo anche riconosce queste cose.
Una volta che il gruppo lo riconosce, da lì identifichi magari chi sono quelli che hanno un po' più influenza, magari quelli che aiutano di più, quelli che aiutano di meno, quelli che creano più connessioni con gli altri. E per esempio lavorerei su questi influencer all'interno della community per far partire tutta una serie di altre dinamiche, che è anche poi quella che è la sharing of power, l'ownership, eccetera, eccetera. Quindi io personalmente dal giorno zero farei subito questa cosa qui, perché le persone sono qui e quanto questa community corrisponde a questi ai bisogni che le persone hanno dichiarato, e già lì potresti aggiustare oppure no il tipo della community e capire cosa fare successivamente. Grazie. Prego. Buongiorno a tutti. Volevo chiederti, ma un ragionamento tipo un ponte di collegamento fra le varie community che magari hanno degli interessi comuni o del, come dire, per esempio, non so, dei developer e dei fotografi che lavorano sul Mac, magari creare una community di intermezzo che sui consigli come utilizzare il Mac, che accessori comprare, o vie diverse, magari due community che trattano lo stesso argomento, però sono magari sponsorizzate da due entità diverse, però si possono creare legami, o è una cosa un po' troppo complessa nelle realtà di oggi. Guarda, c'è qualcuno che vuole aggiungere la sua, visto? Bah, mi piace questa cosa collaborativa, forza! Allora, penso di aver un po' colto il suo messaggio, no? Perché la missione nostra qua è quello di creare delle comunità la cui missione non unica è quello di supportare quella che per noi come investitori è la comunità principe, cioè noi giustifichiamo la nostra esistenza, la costruzione di tutto quello che c'è qua per supportare la comunità principe per noi, che è quella degli imprenditori digitali. Cioè, noi giustifichiamo la nostra presenza grazie all'esistenza di talenti imprenditoriali, e quindi cerchiamo. Questo è, come dire, ogni community manager, se lo fa per lavoro, se lo fa per passione, è grazie alla community che lo supporta. Senza la community, il community leader, il manager, quello che è, non avrebbe senso esistere. Quindi sì, giustissimo, insomma. Però il concetto è un po' come Codemotion, che in fondo è una community pure quella, che però a cascata crea altre community a sua volta, no? E quindi un po'... Sì, no, una rete di community, diciamo una specie di Ponzi scheme di community. Sì, allora, guarda, sicuramente ha senso, non deve essere per forza un imperativo, alcune community sono felice di essere molto ristrette. Adesso noi ci abbiamo tutti in mente gli esempi delle community for good, però ricordatevi che queste stesse cose si applicano anche a community negative, non so, le gang di quartiere. Io non ho intenzione a contaminarmi con le altre gang, anzi faccio una community proprio perché quel senso di boundaries è così forte che dice siamo noi, non siamo noi e voi, ma siamo noi contro di voi, ok? Quindi internamente siamo molto molto coesi, perché questa coesione ci permette di affrontare l'ecosistema esterno. E... ok? Ah sì, no, ok, non volevo volessi, no. E quindi innanzitutto bisogna capire se la coesistenza può portare del valore aggiunto. Poi, se si capisce, e chi è che lo capisce? Sicuramente i community leader, ma magari alcuni membri particolarmente attivi o che hanno delle esigenze particolari all'interno di queste community che possono per me fungere da connettore. Cioè io personalmente la prima cosa che farei sarebbe identificare alcuni connettori che o ce n'è uno in una community che va molto d'accordo tra virgolette e che fa da connettore con un'altra community, oppure una persona in una community che funge da connettore da entrambi, e usare questi come i miei advocate nel perché potrebbe essere utile connettere sotto certi aspetti completamente le due community. Perché, ritorno a dire quello che ho già detto prima, io parto sempre dal perché uno fa quello che fa, perché implica di te. Sì. Se trovi dei motivi per cui la collaborazione può essere utile ai membri delle community, quasi viene da sé, è anche molto più facile giustificare. Ma fare la domanda, ma non ti do mai la risposta. Okay. Allora, molto veloce, se dovessi sceglierne uno dalla tua esperienza di questi punti che hai elencato, se dovessi uno, io devo partire domani, da cosa parto? Punto su cosa e perché? Io personalmente partirei da questa qui, dal pointer, da questa qui, dai bisogni. Cioè, considerando che l'uomo è un essere sociale che si muove e ha dei comportamenti per soddisfare dei bisogni, partirei dai bisogni.
posso creare la community più bella del mondo, più inclusiva del mondo, più divertente del mondo, più di successo del mondo, ma se io non sono interessato a quello che fa la community, non joinerò mai quella community. Personalmente, però ti ripeto, questo è il mio punto di vista. 30 secondi? 40, grandissimo. Bene, grazie e...